chiamo Eleonora, ho 34 anni e sono titolare di una piccola azienda agricola ad Offagna, in provincia di Ancona. Sono nata e cresciuta qui, quindi profondamente innamorata di questo luogo. Ho studiato ad Agraria, ad Ancona, scienze forestali, e poi ho fatto un master a Padova, sempre in scienze forestali ed ambientali. E mi sono poi in realtà trasferita in Inghilterra per quasi 8 anni, dove ho approfondito gli studi per quanto riguarda le piante e il giardinaggio. Come titolare dell'azienda sono responsabile della sicurezza sul luogo di lavoro, e quindi per me e per i miei coadiuvanti devo essere, insomma, sicura che abbiamo i dispositivi di protezione individuale per il lavoro giornaliero, e abbiamo chiesto, insomma, tutte quante le informazioni necessarie, e devo dire che i ragazzi con la Coldiretti sono stati fondamentali per, insomma, aiutarci a navigare le prime pratiche. Le aziende agricole sono tra le varie aziende che comunque rientrano nel settore, nel campo di applicazione del decreto 81. Il decreto 81 del 2008 è la normativa che tutela i lavoratori, individuando nel datore di lavoro il debitore di sicurezza nei confronti, appunto, del lavoratore. Quali sono gli obblighi del datore di lavoro? Noi abbiamo detto che il datore di lavoro è il debitore di sicurezza nei confronti del lavoratore, e per far sì che assolva a questo obbligo gli vengono assegnati due tipi di obblighi, fondamentalmente: degli obblighi delegabili e degli obblighi non delegabili. Tra quelli non delegabili vediamo, sono fondamentalmente due tipi: la valutazione di tutti i rischi e la nomina del responsabile dei servizi di prevenzione e protezione. La valutazione di tutti i rischi si traduce poi nella redazione, nella stesura del documento di valutazione dei rischi. Il documento di valutazione dei rischi è conosciuto con la sigla di DVR ed è un documento redatto dal datore di lavoro in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, con la consultazione anche del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Questo documento è un documento che riporta, deve essere costituito secondo un criterio ben preciso, cioè ci sono degli elementi che devono essere presenti, quali ad esempio le misure di prevenzione e protezione adottate, i tempi necessari per mettere in atto le misure e quindi attuare un miglioramento aziendale, e presenta anche altre caratteristiche, quali ad esempio che deve essere dotata di data certa. E naturalmente, essendo un documento che in qualche modo è una fotografia dell'azienda, deve essere aggiornato ogni volta che ci sia una mutazione delle condizioni iniziali. Praticamente, quando questa fotografia non è più aggiornata, non corrisponde più alla situazione attuale, il documento di valutazione dei rischi deve essere poi aggiornato. Lo scopo della normativa è proprio quello di tutelare la persona che svolge un lavoro. E avendo dato nella definizione di lavoratore, proprio specificando all'interno di questa definizione, che viene identificato lavoratore qualunque persona che svolge un'attività per presenza di un datore di lavoro, e quindi indipendentemente dalla tipologia contrattuale, devono essere in qualche modo rispettate poi tutte le indicazioni riportate all'interno del decreto, e quindi la valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria quando è presente, quando rientra, le mansioni che il lavoratore svolge rientrano in specifici casi, e poi tutta l'altra parte della formazione, informazione, addestramento e così via. Per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro, ci sono dei corsi specifici da dover frequentare per garantire una maggior sicurezza nel luogo di lavoro. Quindi, in sostanza, quando all'interno di un'azienda è presente una persona che rientra nella definizione di lavoratore, partono in automatico tutti gli obblighi del decreto 81.